Buonasera, cari amici della Ritmica dell'Anima. Eccoci di nuovo qui, come ogni venerdì, a parlare di... questa sera parleremo di un romanzo, di un romanzo di una scrittrice che ha già alle spalle innumerevoli successi. Quindi un romanzo molto accattivante, un romanzo molto bello, l'ho letto tutto d'un fiato. E quindi questa sera sarà una bella serata. Parleremo anche di è un romanzo erotico, quindi un argomento molto interessante. Innanzitutto vedo che vi state già collegando. Vi chiedo gentilmente di scrivere in chat anche un semplice ciao, così io posso vedere il vostro nome e posso salutarvi, ok? Perché ci fa piacere. Intanto saluto, ecco, subito Aldo Parra. Ciao Aldo, benvenuto tra noi questa sera. Inoltre vi dico che se volete potete condividere la diretta nei vostri gruppi, con i vostri amici, con tutte le persone che sono appassionati di romanzi, che sono appassionati, alle quali piace leggere, insomma. E vi ricordo che a fine diretta potrete trovare questa serata nel mio canale YouTube Cinzia Baravini, La Ritmica dell'Anima, ok? Detto questo, non tolgo altro tempo, vi parlo giusto un secondo del nostro ospite speciale, ovvero della nostra ospite speciale, perché è una donna. Il suo nome è Milena Bonvissuto. Milena è nata a Licata ed è la prima di tre figli. Sempre in prima linea nella sua comunità, ha condotto dai 17 ai 20 anni un programma radiofonico a Radio One Licata. Ha curato anche una rubrica culturale nel mensile L'Affarone, per poi approdare nel giornale online Il Licatese. Al suo attivo la pubblicazione di diversi romanzi, autrice anche di rappresentazioni storiche e teatrali, quindi è molto impegnata Milena. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo romanzo, Maria Regina Senza Regno, catalogato come fiction storica. Questa sera sarà qui con noi, sarà nostra ospite per presentarci, per parlarci del suo ultimo romanzo che, da quello che ho saputo qualche istante fa, è proprio fresco di stampa perché oggi è stato stampato, ok? E questo romanzo si intitola Suspiria ed è edito Bookesprint Edizioni. Quindi non tolgo altro tempo alla nostra ospite, vi chiedo, perché vedo che vi state collegando, di scrivere in chat anche un semplice ciao, così io posso riportare i vostri saluti alla nostra ospite speciale, che dall'altra parte lei non vede la chat, ok? Quindi almeno posso riportare i vostri saluti. Inoltre vi ricordo che durante la serata, mentre Milena ci parlerà del suo romanzo, se avete delle domande da farle, potete scrivere tranquillamente in chat, così io le leggerò e Milena vi risponderà in diretta. Ok, detto questo, non tolgo altro tempo a Milena, che vedo già pronta, e collegata. Eccola qua. Salve, Ciao Milena, buonasera. buonasera a voi e grazie. Ok, perfetto, tu mi senti? Sì, bene. Ok, ti sento anche io, perfetto. Allora, Milena, ho saputo, mi hai detto poco fa, che questo romanzo è proprio fresco di stampa. Sì, stamattina mi hanno dato l'ufficialità. E adesso si trova in tutte le piattaforme online di vendita e anche in cartella libreria per chi vuole acquistarlo in cartaceo, perché esce sia in ebook che in cartaceo. Perfetto, perfetto. Che tra l'altro, se ce l'hai con te una copia, se ci fai vedere la copertina, è Purtroppo la bellissima. copertina non ce l'ho, mi dispiace, l'ho Mannaggia. mandata a Bene, te. allora invogliamo di più i nostri amici ad acquistarlo, perché c'è una copertina che solo la copertina fa venire voglia di comprare questo romanzo, perché è bellissima. Quest'immagine di Grazie. questa donna vestita di rosso con il bicchiere di vino in mano vicino E alla finestra è meravigliosa. c'è un particolare in quella copertina, perché in quella copertina si racchiude tutto il mondo della protagonista. Sopra la finestra c'è un particolare che non vi svelerò,
che ha molto a che fare con tutto il romanzo. Quindi. Ecco, infatti io leggendolo mi tornava sempre in mente la copertina. Quindi hai visto anche la poltrona. Eh sì. E quella bella finestra. Diciamo che nella copertina c'è il riassunto di tutto il romanzo. Esatto. Senti Milena, io ho detto un po', ho parlato un po' di te. Ma so, ho fatto proprio un sunto di quello che è la tua vita artistica, diciamo così. Ci vuoi parlare un po' di te? Come nasce l'amore per la scrittura, per il sociale? Perché tu ti dai tanto da fare nella tua comunità. In realtà, guarda, sono entrambe collegate. Io appena ho iniziato a frequentare il superiore, sai, all'interno della scuola di un liceo ci sono molte attività da fare e da lì sono nati tanti progetti e quindi mi sono appassionata al mondo dell'arte e anche alla scrittura. Diciamo che la scrittura è una dote che ho avuto sempre perché da sempre ho scritto piccoli messaggi, piccole favole. Naturalmente da un po' da bambina non le ho mai conservate perché, sai, erano quelle frasi messe sul diario di qualche amica o scritte su un pezzo di carta che poi purtroppo nel tempo si vanno perdendo. Un giorno volevo scrivere un diario. E quel diario si è trasformato in un romanzo, e tra l'altro un romanzo che è andato in contrapposizione con un altro romanzo di un'altra autrice licatese. Ho avuto la fortuna di averlo pubblicato, e il romanzo si intitola La paura di rincasare tardi, e parla di un gruppo di adolescenti che poi man mano durante il romanzo diventano adulti, e rincorrono i loro sogni e si scontrano anche con la realtà. Diciamo che ha anche un qualcosa di filosofico, perché io comunque sono anche amante della filosofia e della pittura, anche se non so dipingere, ho molti quadri. E invece per il sociale ho fatto tante delle mostre, ho fatto un museo itinerante per la mia Licata, insieme ad altre associazioni, e poi un giorno ho iniziato a curare un quartiere, che è il quartiere dove io abito, che è una piccola comunità di 5.000 abitanti, e mi occupo di tutto ciò che riguarda buche, allagamenti, spiagge, tutte queste cose. Amo il mondo della politica. Quindi spesso e volentieri seguo molto la vita politica e sono stata candidata un paio di volte. Ho collaborato un po' di tempo fa con un'amministrazione dove ho fatto un opuscolo dove ho raccolto usi e costumi, miti e leggende di Licata, perché comunque Licata è una Bello. città storica. Ed ha natali molto antiche, si parla del 272, credo, avanti Cristo. Poi mi sono fermato un pochino e ho partecipato a dei contest dove però non firmavo col mio nome e quindi li troviamo in rete, però io non ce li ho. E alla fine ho iniziato a scrivere anch'esso per puro caso, Maria Regina Senza Regno, che ha avuto un discreto successo, un romanzo storico, con fatti realmente Che poi è accaduti. stato catalogato come fiction, no? Fiction storica, sì, e devo dire che ha Esatto. avuto un discreto riscontro e continuo ancora ad averlo. Che bello. E dopo un anno ho pubblicato Il principio di Benedetto, un libro di introspezione, dove parlo della vita di un uomo che durante un secolo attraverso io tutta la storia italiana, quindi dal dopoguerra al momento del progresso. Partecipo a dei contest, oltre ai libri, devo dire che qualcuno l'ho vinto, e infatti uscirà un'antologia dove porterò un mio racconto che sono su un'antologia di Natale.
Fino a che un giorno mi viene in mente, dico, ok, ho scritto il filosofico, ho scritto lo storico, ho scritto quello di introspezione, che cosa mi mancava? Così ho deciso di intraprendere la strada di un erotico. Che Ed è devo dire, stato... ti è venuto pure bene. Beh, È veramente detto bello. questo, spero che anche gli altri pensano, abbiano la tua stessa idea. E devo dire che se tu l'hai letto, questo erotico, oltre ad essere un erotico che lo trovo ho utilizzato comunque una mano molto lieve perché c'è questo vedo, non vedo che attira molto, ci sono anche dei tratti un po' psicologici, perché Sì. io metto in evidenza soprattutto vizi e virtù. E poi la ricerca sempre del cosiddetta felicità. E amore, anche in un romanzo erotico, dove all'interno naturalmente costruisco anche una storia che accadeva nel periodo dove ci stava succedendo il fascismo, e quindi lì c'è una storia che non voglio svelare di una grande importanza e comunque un fatto vero. Io, Milena, quando l'ho letto, che l'ho letto questa settimana, l'ho letto tra l'altro tra mercoledì e ieri e giovedì, l'ho letto tutto d'un fiato perché ti tiene incollato, perché vuoi sapere cosa accade successivamente, no? E i libri che ti creano questa voglia di continuare a leggere significa che sono stati scritti da una penna, no? Che sei il fatto suo, diciamo così. Io ho trovato anche che c'è molta suspense all'interno, che solitamente si trova anche nei romanzi gialli, nei thriller, no? Quindi c'è anche questa suspense che, miscelata a questo romanzo erotico d'amore, dove tutti i personaggi sono proprio protagonisti, quindi ne crea veramente un gran bel romanzo. Grazie, sì, infatti ho creato una storia dove tu non puoi togliere nessun personaggio, devono essere tutti presenti perché ognuno ha un ruolo. Se togli un personaggio o dimentichi un personaggio, la storia ti perde e quindi tu devi tenere in mente ogni passaggio. E devo dire che questa tua affermazione di saper tenere il lettore durante la lettura mi è capitato anche con Maria, Regina Senza Regno, e con Benedetto. Non so, è una dote, riesco a tenere È incollato una tua caratteristica, il esatto. lettore. Sì. E quindi io Allora, sono prima che diventata andiamo sorda ma avanti, giudizio. ti dico chi ti saluta intanto. Ti saluta Ok. Aldo Parra, Francesca Belpane, Sergio Tardetti, che risaluto anch'io, Cristina Ratti, grazie per essere con noi, Cosmo e Concetta Chiariello. Grazie per essere con Grazie. noi e vi salutiamo, insomma. Grazie anche da parte mia. Poi Senti, volevo. Sì, dimmi dimmi. Niente, Milena. No, dimmi poi pure. dico, hai letto anche la prima pagina dopo il titolo, quel Eh sì. pezzettino piccolo, che anche quello dà a qualche indizio. Esatto. Molto bello perché tu apri il romanzo proprio con una frase Sì. che già ti incolla solo la frase quella lì, dici aspetta un attimo, devo continuare a leggere, fermo tutto, perché Se comunque vuoi te la dalle leggo, prime righe. se vuoi ce l'ho Sì, davanti, vai, posso anche leggervela. perfetto. Non dimentichi. Ok, allora il prologo dice: non dimenticate mai che per uscire dall'inferno dovete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti, è sempre una partita con la vita. Siete pronti? Ecco, lascio così e quindi tu non puoi fare altro che andarti a leggere il romanzo. Esatto. Senti Milena, Suspiria, come nasce questo titolo? Io Sospira. lo so perché l'ho letto, però diciamolo ai nostri amici. Allora, ti racconto in breve quello che è successo con il titolo. Sì. Una notte. Perché a me le pensate vengono di notte, no? Come tutti gli artisti. E
pensavo a un titolo che potesse accattivare nell'immediato. Quindi ho pensato a Suspiria. Suspiria era un demone che conteneva tante virtù, ma anche non virtù. Però si andava a collimare con un altro titolo, dove c'è un film, anche se horror, non aveva nulla a che fare con me, però non volevo che la gente, magari erroneamente, potesse accostarli. Così decisi di tradurre una parola in spagnolo e devo dire che ci sono riuscita. Quindi viene fuori suspira, che significa respiro. Perché respiro? Sospira. Perché il romanzo è erotico e che cosa c'è più di un erotico? Un bacio alla francese. Quindi un bacio che cos'è? Un cambio di respiri che diventa tutt'uno. E quindi Sì. ho lasciato quel titolo là. Poi a un certo punto dico, vabbè, magari lo cambio perché è troppo, ma non ho trovato un altro titolo. Beh, quel romanzo doveva nascere con quel titolo, con Sospira. Man mano il libro si scriveva, quasi alla fine nasce un'altra frase, che è un bacio sospeso, che è sempre legato al bacio alla francese. I francesi danno tre baci e Eh c'è una sì, lo so parte bene perché io dove sono andata all'estero, da me si dà tre baci. io dico. E la trovo anche una cosa molto bella, dai. E che cosa accade? In un pezzo del romanzo accade qualcosa e uno dei protagonisti dice, ma noi siamo in Francia, si danno tre baci. E allora la protagonista gli dice, e allora il terzo lasciamolo in sospeso. Perché questo? Perché magari un giorno, vediamo come vanno le cose. Mi piacerebbe farne uscire un secondo di Suspiria. Perché alla fine mi sono accorta che la trama poteva andare ancora per le lunghe. Cioè io potevo continuare all'infinito questo romanzo. Però io sono la classica autrice dove penso che un libro non deve essere di tante pagine. Perché non deve essere di tante pagine? Perché a un certo punto il lettore potrebbe anche annoiarsi. Quindi tu scrivi un romanzo che ha la possibilità di essere letto in 2 o 3 giorni e poi magari vedere se proseguirlo o no. Eh sì, anche se te devo dire che se fosse questo romanzo lo avessi allungato di altre 100 pagine sarebbe scorso via, che era una meraviglia. Però, come hai detto tu, quando finisce, effettivamente potrebbe continuare, ci può essere un seguito, perché comunque non finisce che tutto è risolto al 100%, quindi è No. ottimo. Senti Milena, questo romanzo genere erotico, come ti ho detto prima, è ricco di suspense, no? La protagonista, che si chiama Ania, per sfuggire ad una vita, diciamo così, scelta dai genitori, si ritrova poi a percorrere un sentiero che è anche ricco di insidie, no? Parlaci un po' di Ania e cosa ti ha ispirato questo personaggio così enigmatico? Allora, io quando scrivo un romanzo do un'anima ai personaggi, quindi metto sempre qualcosa di vero. E Anya fa parte della categoria delle donne che hanno tanti sogni e che per un motivo o per l'altro, per tradizione, non riescono a farsi strada nel proprio mondo, nel loro piccolo mondo. E allora qual è la strada da poter percorrere? Quello di interrompere le regole. Quindi Ania che cosa fa? Ha delle regole e le infrange scappando in Francia. Perché la Francia? Perché la Francia è sempre stata considerata una terra libera,
una terra comunque fatta di arte e di libertà di pensiero. Quindi ho pensato di collocare questo romanzo tra l'Italia e la Francia proprio per questo motivo. Ricordiamoci comunque che Ania parte dalla Sicilia e Sì. siamo nel 1930. Quindi, se pensiamo alla Sicilia del 1930, non è come oggi che si ha la Certo. possibilità di fare molto di più e trovare un ruolo. Ecco perché ho portato Ania in Francia. Certo, poi arrivata in Francia, non avendo amicizia, non avendo null'altro, si unisce ad un gruppo, però stranamente a quel gruppo, no, che era un po' di letterati un po' sbandati, approda. Anche se al 50%, in una situazione che gli porterà del beneficio, ma anche no a un certo punto. E quindi c'è tutta la trama. Infatti, l'andare, parlare al presente e ritornare con i flashback all'indietro è stato anche un lavoraccio, perché io lo so che il lettore, quando leggerà Sospira, si vedrà davanti una scena, però poi Un quando po', è leggerà vero. sarà catapultato da un'altra parte e poi c'è l'incursione dello stesso narratore ad un certo punto. Quindi ho cercato di creare veramente qualcosa che inchiodasse il lettore e venisse risucchiato a sua volta all'interno della storia. Posso dirti una cosa? Quando lo stavo leggendo questi giorni, questo andare a descrivere gli eventi presenti e poi tornare indietro, tu sei stata anche molto brava che sospendevi il racconto attuale per tornare nel passato nel momento in cui uno si aspettava di leggere di più. Quindi hai creato anche una certa frustrazione nel lettore, creerai, perché è uscito Ma adesso. Quindi è una cosa guarda. molto bella questa, perché tiene incollato anche per le persone, anche per questo motivo, perché quando tu ti aspetti, ecco, adesso devo leggere cosa accade, tu riporti il lettore indietro, quindi crei questa sorta di frenesia nel leggerlo. Molto Sì, brava. e poi non so se sicuramente ci ho fatto caso che nella prima scena, dove comunque questa la possiamo anche raccontare, la scena inizia in una stanza e ti fa vedere proprio il carattere di Ania, che Sì. sembra molto dura, cinica, e c'è questo, il suo psicologo, se così possiamo chiamarlo, che ha un doppio ruolo, e da lì. Si intuisce molto l'impronta che io ho di questo personaggio, quindi un carattere forte, un carattere testardo, che con le sue fragilità ne ha fatto anche una vita intera, non si è mai abbattuta. Eh sì, eh sì. Infatti l'immagine che tu ne fai, soprattutto è una donna molto enigmatica, perché poi sembra dura, ma in fondo ha le sue fragilità, no? È una donna anche molto misteriosa. Questo romanzo erotico pone l'attenzione su vivere l'amore anche in una maniera proprio totalizzante, no? Senza tabù di sorta, diciamo così. Perché solo così, almeno quello che ho percepito io, si arriva proprio in profondità, no? A conoscere se stessi. Ania in un certo senso rappresenta, no? Anche i desideri, quelli nascosti, rappresenta, ovvero forse rappresenta anche il mondo femminile che ancora è troppo inibito, secondo te? Credo che ognuno di noi abbia due mondi all'interno del proprio essere, quello della donna posata, che è ligia al dovere, ligia ad ogni cosa, però sia nell'uomo che nella donna comunque, poi c'è questo desiderio di espletare qualcosa che non ha mai provato.
Perché comunque non puoi mai sapere fino a che punto ti puoi spingere, se magari incontri qualcuno e hai una chimica diversa. Perché è vero che si prendono decisioni, ma è anche vero che a volte accade che due anime affine si ritrovano e allora si intuisce veramente che cos'è l'altra parte della passione. Eh sì, eh sì. Tu porrai l'attenzione anche su un argomento che è anche di forte attualità, anche se adesso non ne parleremo. Però comunque vai a toccare anche degli argomenti che hanno fatto notizia anche negli ultimi anni, no? Soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. E quindi c'è anche questo. Senti, parlaci un po', senza spoilerare tanto, anche degli altri protagonisti, per esempio di Lucas, Alberto. Lucas è lo psicologo di Ania, ma in realtà ha un altro ruolo. Tanto che arriva a un certo punto, Ania dice una frase dove, rivolgendosi a lui con tono perentorio, gli dice che cosa si prova a sentir raccontare qualcosa che tu hai già vissuto. Quindi da questa frase fa capire qual è il doppio ruolo di Lucas. Lucas all'inizio sembra una persona molto forte che vuole portare avanti un qualcosa, ma a un certo punto invece si ritrae perché non può più contrastare il carattere forte di Anya. Poi abbiamo Alberto. Alberto prende il posto come medico di Lucas nel momento in cui Lucas decide di abbandonare. E Alberto si infatua subito di questa donna perché Ania non è bella, non lo ritratta come una donna stupenda, ha il carattere e ha delle forme un po' quasi etere. Però riesce a cattivare chi si trova davanti. Però con Albert, comunque, alla fine trovano un equilibrio. In realtà, uno dei personaggi forti della storia è un'altra donna, che è l'altra faccia di Anya, che è Ambra. Eh sì. Ambra sarà quella che gli procurerà un po' di danni ad Anya. Ambra è una donna bellissima, prorompente, senza nessun pregiudizio e anche molto vendicativa. Sì, sono due figure femminili all'interno del romanzo che sono diametralmente opposte, nel senso Ambra è molto bella, anche vendicativa, diretta, mentre Anya è avvolta da una nube di mistero, no? Ha una forte poi personalità, ma nessuno riesce a penetrare la sua anima più di tanto, no? Perché lei non scopre mai il fianco, diciamo così. Quindi No. crea questa forma di suspense intorno a sé. È considerata a volte anche cinica, però il suo cinismo è soltanto frutto di tutto quello che lei ha vissuto comunque nel suo periodo di vita. Diciamo che si protegge e si mantiene sempre sulle difensive. In realtà poi ci sarà qualcuno che gli farà cadere, vacillare un po' la sua corazza, anche se la mantiene sempre, che è il personaggio del vedo e non vedo che si chiama Alessandro, Alexander, che poi Alexander, verso la fine, si scoprirà che non è mai stato assente, cioè non compare in quel momento, ma è stato presente in tutto il romanzo. Eh sì, eh sì. E poi c'è Gerard, che è il marito di Ania, che ha molti più anni di lei. Diciamo Questo che, racconto un po'. beh, perché qui subentra l'altra faccia del romanzo.
Gerard fa parte di una categoria di persone che è accettato dalla società perché è un giornalista affermato, un uomo potente, ricco, ma che custodisce un segreto. Quel segreto coinvolgerà la vita di Anya e E la stravolgerà pure. la stravolgerà e sarà Anya comunque a salvarlo tante e tante volte. E Eh poi a sì. salvare Anya sarà forse Alexander. Una cosa. Dimmi. Gerard rappresenta la società quasi degli invisibili, pur essendo un uomo molto visibile. Perché, come ho detto, è un uomo, un giornalista in prima frontiera, che ha vinto tanti premi. È un uomo molto ricco, che poi non sarà molto bistrattato a causa del suo segreto. Sì, infatti è un uomo che in parte è vittima del suo tempo, no? Perché comunque per mantenere quella facciata, quella parvenza, no? Di, diciamo così, Uomo di d'altronde. normalità, per rimanere su quella cresta dell'onda, tutto quel prestigio, comunque lui in un certo senso deve rinnegare se stesso, no? Per lungo periodo. Quindi anche qui ne fai un ritratto molto, molto bello. Che porta anche in questo caso, quando lo leggeranno, i nostri amici capiranno anche che comunque tu fai uno spaccato della società, che sì, è vero, è una società dei primi del Novecento, però comunque è ancora oggi, in un certo senso, benché il mondo sia evoluto, no? In un C'è certo sempre senso, comunque, quell'uomo. anche oggi ancora ci sono determinate problematiche. Per cui bisogna mantenere una sorta, no? Magari alcuni personaggi, una sorta di Velo. normalità. Esatto. Quindi porti molto all'attenzione anche questo. Qual è stata la parte, il personaggio che hai faticato di più a dargli vita, a creare? Ania. Proprio è la protagonista Anya, perché poi la dovevo mettere anche nel contesto del palazzo, e il palazzo che stravolgerà i pensieri di Anya. Perché mi è venuto un po' difficile? Perché non vo volevo dargli, come ci ho detto, un'anima comunque non soltanto di cinica. O della donna di potere che era diventata dopo, ma volevo dargli anche un po' di fragilità, e la fragilità la si vede quando decide di cambiare vita e si carica questa poltrona e dice: adesso siediti che ti racconterò tutto. Lei è stata quella che mi ha dato più modo di pensare, e ti dico una cosa. La prima volta che io iniziai a scrivere questo libro, alla 20ª pagina, io lo cancellai tutto e ricominciai da capo. Sì. Perché Perché? sì, volevo fare un romanzo erotico, però non volevo farlo come tutti quelli che si leggono. Ecco, volevo dare un'impronta diversa. Perché al di là della scena, che comunque io ho cercato sempre di mantenere molto elegante, anche se comunque leggendo si intuisce, si capisce tutto, però volevo renderla quasi vera, come se accadesse nella vita reale. Perché comunque ognuno di noi, o chi più o chi meno, ha vissuto qualcosa del genere. Vero. E quindi l'ho mantenuta in questa maniera. Poi è subentrata Ambra, che all'inizio volevo farle diventare amiche, però poi mi sono detta che invece dovevano essere la faccia della stessa medaglia, perché Anya ed Ambra vanno a braccetto, in realtà ognuno di loro due ha lo stesso carattere, l'uno un po' dell'altra, perché anche Anya poi diventa un po' testarda nel proseguire le sue emozioni.
così come Ambra si è appoggiata ad un altro personaggio che dà del sale alla storia, che è Marcus. Poi ho giocato tanto sul fatto anche ad esempio, di quando si va nel palazzo, delle maschere. Anche le maschere hanno un linguaggio proprio. È vero. Hanno i bicchieri, ogni bicchiere ha il suo ruolo. Quindi ho catturato i particolari su ogni cosa. Quindi ho dovuto studiare sinceramente anche i bicchieri, perché ad ogni bicchiere ho dato una stanza. Quindi chi aveva un bicchiere in mano sapeva che cosa fare, così come la maschera delle donne comunque, perché gli uomini avevano un'unica maschera, che era quella bianca. Perché? Le donne invece. Perché gli uomini si fanno prendere a volte dal fisico, mentre le donne guardano un po' oltre. E ecco perché le maschere delle donne sono due, anzi sono tre, il rosso, il Tre. bianco e il nero. Il nero. Tutto in tutto, sì. Certo. E ogni maschera corrisponda a dei desideri. È fantastica sta cosa. In Sì. fin dei conti è come poi nella realtà l'uomo caccia, ma chi sceglie è la donna. E Ania in questo caso è lei che deciderà, no, quale maschera indossare in questo Sì, caso. perché Una cosa. gli era stata suggerita la rossa, che era tra il bianco e il nero, quindi la rossa, quella che si trovava, io la chiamo il limbo, però in realtà Ania vuole iniziare dal principio e sceglie la bianca per poi finire la nera. Eh sì, eh sì. Ti devo dire la verità, come hai detto tu poco fa, di romanzi erotici ce ne stanno tanti, ma questo veramente è un romanzo erotico sofisticato, io direi. È un libro di garbo, di classe, perché non è mai scadente anche nella descrizione. Anzi, crea sempre quella voglia di capirci di più, perché è molto misterioso fino all'ultima pagina, perché poi è soltanto alla fine che si capirà tutto il romanzo. Alcune volte, magari all'inizio del romanzo, a metà romanzo, ci sono delle cose che uno dice: aspetta, però come si svolge, no? Magari come andrà avanti questa storia. Invece, proprio tutto si rivela sul finale. E poi molto bello, lei fondamentalmente era una ragazza che non aveva mai avuto grandi storie d'amore, grandi rapporti sessuali, diciamo così, no? Non a caso quando conosce il marito, lei era ancora vergine, no? Quindi poi lei si apre proprio al mondo, alla vita, alle esperienze, al voler capire Ed è e Gerardo che scopre. gliela porta a fare questo. Esatto, e lei scopre di avere una grande carica erotica all'interno, no? Di se stesse. Questa è una cosa molto bella, perché spesso noi donne siamo state magari cresciute, e soprattutto i nostri genitori, i nostri nonni, non ne parliamo, poi con quasi che il sesso sia qualcosa di sporco, Il tabù. qualcosa che si fa a luce spenta, no? E che nessuno ne deve sapere nulla. Invece qui proprio c'è la massima espressione erotica della femminilità, quindi sei stata veramente molto brava a scrivere questo romanzo erotico, veramente molto bello, molto Grazie. bello. Senti, Milena, qual è invece il personaggio che ti ha divertito di più? Il personaggio Albert. Albert perché, essendo il più piccolo della catena dei personaggi, tiene sempre gli occhi bassi quando guarda Anya, anche se si fa dei film mentali, e la notte fa dei bei sogni con Anya. E poi lui stesso si dà una spiegazione quasi scientifica e va a prendere un filosofo dei sogni, dove racconta che quando si prende in cura una persona di un certo calibro,
È logico che il tuo interiore viene catturato dall'espressione che ha il tuo curante, ma come si suol dire in questi casi, se la voleva raccontare, per cui lui era molto preso da Ania, ma Ania gli mise subito i paletti davanti perché, a prescindere che era molto giovane rispetto a lei, ma lei non voleva più quasi saperne di altre storie. E quindi poi Albert diventa quasi un amico di Ania, ed è Ania che a un certo punto lo trascina ad avere un'avventura con un'altra ragazza. Molto bello, lo sai, sul finale quando lei prende la poltrona e lei proprio decide che per la prima volta racconterà tutta la sua vicenda ad Alberto, quindi al suo psicanalista, ma lui più volte tenterà di interromperla. Magari andiamo a mangiare e lei invece dice no, aspetta, devo continuare perché o lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Quindi lei in quel momento prende proprio consapevolezza che se vuole uscire da determinate situazioni deve riuscire ad entrare dentro se stessa e tirare fuori tutto. Beh, Quindi è come nel molto reale, bello. no? Come nel reale alla fine, quando tu prendi la consapevolezza che devi uscirtene da determinate situazioni, che cosa fai? Prendi di peso tutto il tuo problema e Eh cerchi sì. di risolverlo. Non all'attraversi la montagna, non ti passi di lato, ma l'attraversi. E così Fania prende questa sua bella poltrona, se la trascina davanti ad Albert e gli dice siediti e finiamo di raccontare. Ania tiene sempre un bicchiere di vino in mano. Il bicchiere di vino, vino veritas, quindi il vino come pozione magica per dire la verità. Ecco perché ti dico che ogni elemento ha un suo perché, non è buttato là a caso. Ne fai ad un certo punto di Ania anche ne fai anche non solo un ritratto della persona cinica, no? C'è un momento quando lei va nel piccolo ristorante dove in teoria lei in quel contesto lì dovrebbe apparire come una persona che non è riconosciuta perché lei è un'affermata scrittrice, no? Ma in quel momento invece viene riconosciuta dalla cameriera. E lei invece di comportarsi in maniera cinica, come era poi solita fare, cosa fa? La invita addirittura a sedere lì e poi successivamente le manderà anche un regalo. Gli Quindi, manderà il suo comunque, abito. l'altra parte di lei, esatto. Sì, perché Aya non è cinica con tutti. Aya è cinica soltanto quando deve difendersi. In quel ristorante non c'era nessun elemento dove doversi mettere su un piedistallo, quindi era anche a suo agio. Tanto che dice ad Albert che Albert continua a scusarsi perché è un ambiente umile. Lei gli dice: guarda, che comunque che io non vengo da una famiglia ricca, anch'io ho delle origini normali. E per me essere ricco o essere povera non dà tanto, tanta diversità. Mi riesco a stare in tutti e due gli ambienti. E Eh sì. questo è anche un po' nella vita reale. Diciamo che oggi come oggi ci sono professionisti affermati che magari hanno delle discendenze umili, però mantengono sempre la loro origine. Non dimenticano mai da dove sono venuti. E credo che queste sono le persone da ammirare, perché coloro i quali a un certo punto sembrano essere all'apice, dimenticandosi quello che hanno lasciato dietro, secondo me non sono persone di carattere. Esatto. Condivido in pieno quello che dici. Senti, Milena, ovviamente oggi è fresco di stampa, il romanzo, avrai in mente di fare qualche presentazione? Credo di sì, naturalmente ho scoperto che il mondo delle live è un mondo meraviglioso perché ti porta a conoscere tante persone, come te ad esempio. Grazie. Anche nel tempo precedente ho conosciuto molte, molte altre
artisti soprattutto, con cui alla fine mi sono trovata anche a lavorare. E spero di presentarlo comunque anche nella vita reale, non soltanto in live. E devo dire che la stampa del siciliana mi dà sempre una mano nel dire che è uscito il mio romanzo. E qua, questo, diciamo che, vedi, quando io scrivo un romanzo, no, non miro subito all'essere, devo vendere un tot di libri, devo fare questo, devo fare quello. Io prendo le cose come mi vengono e le pondero, perché credo che fare un fuoco di paglia e poi bruciarsi non porta da nessuna parte. Se invece le cose si fanno con giudizio, si può andare avanti e essere ricordata. Esatto, che poi è la cosa più importante. Senti, quando sarà disponibile negli store online, lo sai già? Perché Ma credo magari che si... già da domani si può acquistare. Ok, quindi ricordiamo ai nostri amici che Sospira, se lo vogliono acquistare, lo possono trovare tanto sui principali, no? Feltrinelli, Mondadori, BS, Amazon, no? Sì. E anche sul sito della casa editrice stessa, che è la Booksprint Edizione. Ok, perfetto, in modo tale, ecco, che se qualcuno è interessato lo può tranquillamente trovare lì. Qui alcuni nostri amici ti hanno fatto un sacco di complimenti sulla chat. Poi E naturalmente, dopo. se vogliono un libro autobiografato, possono scrivermi su Facebook, su Instagram, su TikTok, ed io sarò lieto di mandargli il libro con una dedica a quello che loro vogliono che gli scriva. Perfetto, tra l'altro ci stiamo avvicinando anche al periodo di Natale. Quale cosa migliore che regalare un buon libro, no? Dico Comunque, sempre io. per curiosità, nei miei profili già esiste la copertina. E guardate i particolari e capirete ogni cosa. Eh sì, veramente una delle copertine più belle che tu mi hai mandato online, no? Quindi mi hai mandato anche l'immagine di copertina, ma una delle copertine più belle, da me ne sono passate tante nell'arco di questi quasi 2 anni che sono in diretta, quindi è veramente molto molto bella, bella Beh, veramente, facciamo i guarda. commenti al grafico della casa editrice. L'hai Perché scelta tu la copertina? è stato studiato insieme. Ah, ok. È stato studiato Veramente, insieme. E devo dire veramente molto che bella. Questo blu, questo nero, vestito era ottimo. rosso, vermiglio, questa bellissima donna, no? Che tiene questo, è l'immagine lei proprio della femminilità, che tiene questo calice di vino e guarda lo sguardo perso in Allora, che mi guarda. sono accorta che cosa c'è vicino sopra la finestra, no? Sopra la Non ho... finestra, ti sei accorta che cosa c'è? No, adesso non mi ricordo che c'è sulla finestra. Allora, ti lascio la curiosità, dovrai andare a vederla. Va benissimo, ok. Va Bene. bene, Milena. Io guarda, ti ringrazio tantissimo per essere venuta con noi in diretta perché hai portato un valore aggiunto alla pagina e ho avuto l'opportunità anche di conoscerti. Quindi, e questo, come hai detto tu, l'online serve anche a questo e fa creare anche buoni rapporti, no? Tra scrittori. Quindi veramente ti ringrazio tanto e ringrazio anche tutti i nostri amici. A fine diretta, la diretta rimarrà comunque nella pagina. Quindi, Milena, se vuoi la vuoi condividere anche dopo, vuoi rispondere a chi ti ha scritto i commenti, puoi farlo tranquillamente. Esatto, puoi farlo tranquillamente. Io ti ringrazio, ricordo ai nostri amici che lunedì mattina uscirà la locandina, la prossima settimana torneremo a parlare di poesia e che poesia, perché avremo diversi autori che hanno collaborato per una raccolta poetica, quindi sarà veramente tanta roba anche la prossima settimana, quindi lunedì mattina posterò la locandina e nel frattempo ringrazio di nuovo te, ti mando un grande abbraccio Milena e saluto anche tutti i nostri amici collegati e vi auguro a tutti un buon weekend.
Ciao a tutti, ciao Milena. Buonasera, ciao.